Ciao a tutti dal Ciclista Anonimo e bentornati su Tour de France 2020 per continuare la serie con il Tour de France con la Jumbo Visma. Siamo alla 12ª tappa, dopo 11 tappe siamo in maglia gialla con Primoz Roglic con 57 secondi di vantaggio su Egan Bernal, 1,45 su Quintana. Poi c'è la Philippe, Fulsang, Pinot, Bardet, Nibali che iniziano a essere più staccati e tutti gli altri. Siamo in maglia Pua anche con George Bennett, in maglia verde con Groenewegen, classifica che però è molto combattuta, molto serrata la classifica a punti. Siamo anche in testa alla classifica squadre, dato che abbiamo nella nostra selezione anche Dumoulin e Steven Kruijswijk che comunque sono a ridosso della top 15. Andiamo a giocare quindi la 12ª tappa. km, questa è una tappa di difficile interpretazione perché potrebbe andare via la fuga o arrivare il gruppo in volata, ma penso che non sarà facile per i velocisti arrivare in volata. L'intenzione in questa tappa sarebbe quella di mandare in fuga Wout van Aert, sempre sperando che il buon van Aert sia in condizione. Vediamo. Anche perché penso che Groenewegen sulla salita finale non possa assolutamente resistere, addirittura il nostro Roglic viene dato tra i favoriti, ma forse oggi arriva una fuga. Dunque Groenewegen è in condizione, ma penso che non possa fare niente, mentre Van Aert sta discretamente bene, quindi io manterei in fuga Wout van Aert, anche perché c'è quello sprint intermedio e magari possiamo provare a prendere 20 punti con il buon Van Aert e quindi restare anche con lui in lotta per la classifica a punti. Ecco, vediamo se riusciamo a farci spazio. Purtroppo siamo un po' chiusi qui sulla sinistra, ci sono già i due Vital Concept lì davanti, anzi tre, che sono già pronti a partire. Cerchiamo di sfruttare questo buco. Parte un Cofidis, parte un EF, andiamo subito a ruota di Langeveld e sfruttiamo subito il suo lavoro per andare in fuga, quindi proviamo ad andare in fuga con Wout van Aert mentre Tony Martin protegge Roglic, anzi direi Tony Martin di proteggere in questa fase Groenewegen, De Plus di proteggere Primoz Roglic. Bene, così stiamo alla ruota di Sebastian Langeveld, il Cofidis lì davanti è Nathanas, parte dietro anche Pierre Roland, Guglielmo e anche Max Pedersen. Speriamo che la fuga possa andare via subito, anche se non è mai facile. Stiamo qui sfruttando questo lavoro di Langeveld comodamente a ruota con Wout van Aert. Asso mena come un fabbro. Dunque abbiamo preso un minuto, vediamo se si può collaborare con gli avversari e andare via. Purtroppo tanta gente vuole andare in fuga oggi, quindi non è detto che la fuga possa andare via. Allora, anche Wilco Kelderman, che però non è in classifica. Kelderman, addirittura Gilbert, fuga che adesso sembra che abbia libera. Sì, la fuga via libera, bene così, velocizziamo e andiamo avanti. Oddio, non tanto via libera perché si è mosso Nicolas Roche adesso. Direi di prendere un pochino di gel blu e di continuare a collaborare.
Gilbert non ce l'ha fatta ad entrare nella fuga e questo è ottimo perché un corridore come Gilbert è pericolosissimo. Mentre Pedersen non sta tirando perché forse c'è qualcuno dei suoi dietro. Partono in continuazione anche Zakarin adesso. Breakaway companions look like they want to up Vediamo the ancora un pace. po' di gelo blu. You Vediamo must se constantly adesso try to niente, shelter quando from the arriviamo a wind 3 so minuti as poi not to partono consume energy. altri, è dura This is questa what allows tappa. a rider to edge clear at the end of the race. Ci sono parecchi corridori a bagnomaria, c'è un gruppo di 4 che dietro di noi adesso si è aggregato, fuga che è diventata di 10. I Gran Premi della Montagna non ci interessano perché comunque assegnano pochissimi punti quest'oggi. The front of the race has now covered a little more than 100 kilometers, and the road will now take on a more. Vediamo se si sprinta, possiamo provare anche una con Van Aert. Vediamo. Anzi, c'è Pauwels, quindi magari Pauwels è secondo nella classifica scalatoria, magari togliamo un po' di punti a lui. Partiamo adesso con Van Aert, forse partiamo un pochino lunghi. Ma comunque togliamo un pochino di punticini a Pauwels che è a 41. Quindi non ne fa. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Before taking on the next climb, the riders will pass through Saint Léonard de Noblat, the adopted home of the late lamented. Altro Gran Premio della Montagna. Parte adesso lungo Wilco Kelderman. Proviamo a scattare adesso con Wout van Aert, però Nathanas trova il corridoio giusto, comunque non prende punti Powers, quindi ottimo così. Poteva prendere 4 punti, ovviamente poca cosa. Powers è molto attardato, ma va bene The così. front of the race is in the feed zone. Adesso ci avviciniamo allo sprint intermedio ed è importantissimo per noi prendere un bel po' di punti, cercare di vincerlo. A questo punto direi di dare il gel blu anche agli altri, però non so se abbiano passato lo sprint intermedio, sinceramente, vediamo. No, l'hanno passato adesso, quindi non possiamo più darglielo. Qui abbiamo commesso un piccolo errore con i nostri corridori. Tanto non capisco perché la fuga è The front diventata of di the race is 7. 10 km from the intermediate Si sprint. sono staccati alcuni corridoi, a quanto pare. Adesso di nuovo 11, After ci si the avvicina allo intermediate sprint sprint, intermedio. things will really start to get serious. The road either goes uphill or downhill. You're going to Pedersen have to dovrebbe keep a essere il clear più head despite all veloce those kilometers you've ridden. questo Good gruppo, luck. quindi direi di stare a ruota sua, la ruota di Mats Pedersen, che però non parte. Parte adesso rollando, lo chiudiamo, Kelderman da dietro, ma Van Aert dovrebbe essere il più veloce e si If they prende emerge. 20 punti. Adesso direi di andare con Groenewegen. Vediamo come siamo piazzati, se siamo in posizione da volata o no. No, It will make too purtroppo big of no, a non siamo breakaway. The assolutamente in peloton prefers to ride posizione and da claw back volata. those in Vediamo se front. la riusciamo a Don't let the prendere da counterattack dietro, ma catch non up. credo. Attenzione che però You've rinunciamo, won the passiamo intermediate sprint. Trentin e Well done. prendiamo 4 punticini. The head of the race has 1.5 minutes lead on the Ackermann non peloton. ne prende e prendiamo The 4 breakaway is unlikely punticini to go all con the way, guys. Groenewegen. Watch out for counter Quindi moves. ottima operazione per He quanto has disguise riguarda to maintain the tempo. Watch him. la He must feel able to win the classifica a stage. punti. Ottima operazione. Tanto De Plus deve proteggere Roglic che a quanto pare è troppo al vento, non va assolutamente bene. The peloton is riding
Non mi dice il Gord Plus, abbiamo sbagliato un po' nel non alimentarci. All'intermedio la tappa è durissima oggi, guardate Kreuzvik è già in difficoltà. Speriamo cali un pochino il ritmo del gruppo perché non si può assolutamente andare avanti così. Still have 2 kilometers before you reach the summit. Quanto ecco 100 metri all'escalinamento. Prova ad allungare Mats Pedersen. 400 metri. Parte adesso sulla sinistra, sulla destra. Natanas, noi gli andiamo a ruota. Andiamo a ruota e lo saltiamo alla fine. Well done! You took the last climb. Sta facendo davvero una bella tappa questa sera, quest'oggi butto banale. Allora, facciamo alimentare intanto anche George Bennett. Mentre i Groenewegen in forma, non si sta staccando. The front of the race begins the ascent of the crowd. Hanno attaccato lì davanti intanto purtroppo. È attaccato Natanas. Sembra che non c'è più accordo purtroppo. Dobbiamo dare anche il gel blu a Dumoulin. A quanto pare sembra non esserci più un grande accordo qui davanti. Groenewegen non ce la fa più, così come Tony Martin. Gli diciamo di seguire senza faticarsi troppo a entrambi. Anzi, di non perseverare a questo punto a Dylan Groenewegen, dato che gli altri corridori sono già molto molto staccati. Intanto restiamo con Wilco Kelderman. Kreuzvik è al limite, è quasi in crisi Steven Kreuzvik. Cerchiamo di sfruttare un pochino il lavoro di Kelderman per rientrare su quelli lì davanti, perché comunque il gruppo della maglia gialla non è molto folto. Dietro non sembra che abbiamo delle grandissime gambe, però abbiamo Van Aert qui come punto di appoggio. Sta avvenendo poi una bella tappa. Sfruttiamo Kelderman che ci riporta qui davanti. E dire sempre di collaborare. È la prima menata che abbiamo dato davanti, ha perso contatto Wilco Kelderman, incredibile. Ma il gruppo purtroppo ci tiene lì. Proviamo a recuperare un pochino di energie per quanto possiamo qui in questo tratto in discesa con Wout van Aert. Si è staccato Steven Kreuzvik dal gruppo, incredibile. Kreuzvik proprio non ce la fa. Abbiamo anche sbagliato un pochino nella gestione delle energie, ma fatto sta che Kreuzvik assolutamente non ne ha, mentre ne ha Dumoulin. Tanto attacca Powells, non ci sta, ma poi si ferma. Ciccone invece sembra voler dare collaborazione. Noi invece proviamo a recuperare più energie possibili con Wout van Aert. The riders are at the foot of the curva pericolosa, che un pochino sbagliata con Van Aert. Non fa niente. Posizione aerodinamica per recuperare più energie possibili. Adesso inizia la salita dura di 4 km. Io proverei a prendere un attimo il controllo con Roglic e metterci in posizione aerodinamica e recuperare un pochettino di energia. Siamo un po' indietro, non va assolutamente bene. Siamo indietro, se qui parte qualcuno noi restiamo impreparati. Infatti parte un quick step, anzi no, un aumento di andatura di un quick step.
mentre Steven Kruiswijk è alla deriva. Oggi Kruiswijk perderà tantissimo in classifica generale. Davanti c'è sempre uno Stravanart che sta bene. Kelderman invece non ce la fa. Non ce la fa Wilco Kelderman. Attenzione. Sagan si pianta, anche Peter Sagan. Qui c'è Bob Jungels. Andiamo gel blu con Roglic che sta discretamente bene. Potremmo provare anche a fare un attacco per e poi trovarci Van Aert nella pianura, però c'è da dire che Van Aert ha la possibilità di vincere la tappa, quindi non sarebbe assolutamente corretto fare un attacco. Bennett non ce la fa, a questo punto a Bennett gli diciamo di seguire senza affaticarsi troppo, mentre invece diamo il gel rosso a De Plus che deve insistere. Ok, if the pace is too fast, I won't insist. Non attacchiamo con Wout van Aert perché c'è la possibilità di vincere la tappa. Con Roglic abbiamo preso quasi tutto il gel blu. Tanto salita durissima, non vediamo Bernal nelle prime posizioni. Attaccare in questa situazione già potrebbe essere buono, però il gruppo è molto folto. Poi nella pianura verrebbero a riprenderci. Tanto Jungels qui davanti, ma questo treno noi ne approfittiamo, facciamo benino questa curva. Bernal è un più indietro, Bernal è un più indietro. Io proverei ad attaccare con Roglic. Ci giochiamo un attimo questa carta. Dobbiamo fare un attimo le curve bene, perché abbiamo visto che Bernal era un pochino dietro. Col fatto della salita molto stretta si è trovato un pochino indietro. Quindi c'è questo attacco di Roglic. Per cercare di guadagnare qualcosa. A questo punto ci stiamo un po' sacrificando Van Aert, però vincere il tour è assolutamente più importante, perché Jan Bernal si trova indietro. E a questo punto, sempre se il gioco non crasha, proviamo a dire a Dumoulin e col gruppo di Alaphilippe. Vedete, Bernal dovrebbe essere qui con Geraint Thomas. Sì, Bernal è indietro. Proviamo a dire a Wout van Aert di aspettare Roglic. Aspetta Roglic, caro Wout, perché qui c'è da vincere il turno. Troviamo un attacco da lontano con Primoz Roglic. Strano, incredibile che a muoversi è proprio la maglia gialla, però può starci. In questo caso abbiamo visto l'occasione propizia e abbiamo provato a muoverci. Attacco anche abbastanza coraggioso. Ecco Van Aert che ci sta aspettando. Ecco il buon Wout van Aert che deve andare adesso al 100%. Noi ci mettiamo sulla sua ruota. Davanti intanto c'è Giulio Ciccone che era lì con Van Aert. Eccolo il buon Wout van Aert che informa e si sacrifica per la causa di Primoz Roglic. Bella mossa quella della Jumbo Visma, che ricorda un po' le mosse della Astana con Nibali, Aru, l'Astana e le mosse di Beppe Martinelli. Non sbagliare questa curva, Wout. 15 km from the finish for the man in the front. Tanto Dumoulin non deve assolutamente deve stargli a ruota, questo mi sembra ovvio. Mentre Van Aert deve andare a tutta. Vedete, 100% Van Aert. Da qui alla fine c'è tanta pianura. Non so Van Aert quanta benzina si trova ancora. Però proveremo a farlo tirare. Il più possibile. E poi proseguiremo da soli con Primoz Roglic. Dai Wout van Aert, vai forte, dai. Però qui ci stacchiamo.
Sinceramente ogni tanto faccio fatica a capire queste cose. Eravamo lì belle ruote col tasto quadrato premuto. Forse questa mossa non pagherà, perché ci siamo mossi troppo presto purtroppo. Proviamo a dare un cambio a Wout van Aert, vediamo. Vabbè, stiamo a ruota finché van Aert ne ha. Diamogli il gel rosso dato che sta per esplodere. Incredibile, il ciccone ne ha perché non lo sta andando a prendere. Questo è abbastanza incredibile come cosa. Anche se adesso il ciccone pare in difficoltà. Van Aert ha finito l'energia, quindi gli diciamo di seguire senza faticarsi troppo. Noi con Roglic invece proseguiamo. Ci prende la Filippi intanto. Vediamo se c'è un po' di collaborazione con gli altri uomini di classifica. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Facciamo passare Fuglsang. E c'è Lutsenko anche, che però ha finito le forze purtroppo per inseguirci. Non ci danno i cambi. Purtroppo non ci danno i cambi. Quindi è tutto vanificato il nostro bel lavoro, perché Bernal è rientrato. E adesso partono altri corridori. Parte addirittura Bernal, che tira lui. Quindi vediamo se sfruttiamo o meno il suo lavoro, il lavoro di Van Bernal, che sta tirando perché vuole andare a chiudere i due corridori che sono mossi, che sono Pinot e Alaphilippe, che impensieriscono a questo punto la sua classifica. E quindi noi possiamo sfruttare il lavoro di Egan Bernal, che si sta spremendo per chiudere su questi corridori. E anche in discesa riusciamo a recuperare un qualcosa con Roglic. Tappa strana, tappa davvero strana. Ci siamo mossi, potevamo lasciare un po' tutto così com'era, ma va bene così. Noi balli davanti, che non tira, mentre tira Egan Bernal. Tira Egan Bernal, noi ovviamente dobbiamo assolutamente andare a ruota. Bernal, che è evidentemente preoccupato di Julien Alaphilippe, Pinot non ce la fa a seguire il fuoriclasse francese. E guardate quanto tira Bernal, è incredibile, inesauribile Egan Bernal. Vediamo se riusciamo a tirargli un'accelerazione alla fine. Egan Bernal sembra che non faccia fatica, cioè ragazzi, è incredibile. Tanto la Filippo a vincere la tappa. Ma Bernal sembra non fare fatica. Parte intanto Vincenzo Nibali. Cioè è impossibile ragazzi, Bernal è sui pedali. Cioè non è possibile. E qua è un po' buggato il gioco, perché Bernal è sui pedali da inizio tappa. Addirittura veniamo staccati, incredibile, davvero incredibile. Forse avremmo dovuto lasciare tutto così com'era con Van Aert, magari ci saremmo giocati la tappa. Ma è incredibile la forza di Bernal, ha tirato su tutto il falso piano, noi a ruota ci ha anche staccato. Forse noi abbiamo sbagliato nella gestione delle energie in quella tappa, e a metà tappa però. Cioè, questa è la forza di Bernal, possiamo fare ben poco. Peccato, perché con Van Aert potevamo vincere la tappa, siamo stati un po' dei polli. The result is clearly not up to my expectations, guys.
Dunque concludiamo quinti, addirittura Bernal ci stacca di 5 secondi, è incredibile quello che ha fatto oggi Egan Bernal, assurdo. Mentre bene Dumoulin ottavo, ottima tappa alla sua, malissimo Kruijswijk che comunque limita i danni. Vediamo come si evolve la generale, con Bernal a soli 52 secondi. Quindi accorcia di 5 secondi Egan Bernal, alla Philippe sale in terza posizione. Non ci siamo accorti della crisi di Nairo Quintana, che era terzo, invece adesso è sprofondato a 3,57, mentre benissimo Dumoulin, che adesso è in dodicesima posizione, ridosso della top 10, male invece Steven Kruijswijk, che è in diciannovesima posizione, continua a sprofondare in classifica generale, mentre Dumoulin è proprio a ridosso della top 10. Classifica scalatoria ovviamente resta tutto invariato. Maglia verde, guadagniamo qualche punticino su Ackermann, mentre Van Aert si avvicina anche lui a 123. Maglia bianca ovviamente di Egan Bernal, nessuno può impensierirle. Classifica squadre, sempre più in testa la Jumbo-Visma. Anche oggi abbiamo piazzato Roglic quinto, Dumoulin ottavo, c'era comunque Van Aert nelle prime posizioni. Bene, anche questo video termina qui. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale del Ciclista Anonimo e ci vediamo nei prossimi video per continuare questo Tour de France, che è sempre più difficile perché Egan Bernal si sta dimostrando davvero fortissimo. Ciao a tutti!